Almeno cosa avervi fatto per abbandonare il servizio per ambasciata oggi a domani? Ha offeso la mia dignità di maggiordomo. E la mia rispettabilità di autista. Ma come? In che modo? Facendo ordinare tutte le vettovaglie per telefono al suo economo. Facendomi passare sempre dal suo economo. Pezzi di ricambio, olio per motore e buone per la benzina. Lei capisce che è una mancanza di fiducia. È come se mettesse in dubbio la nostra onestà. Prego, toglie il gorgonzola, chi puzza? La spesa in un'ambasciata che si rispetti la deve fare il maggiordomo. La benzina, anche in una che non si rispetti, la deve comprare l'autista. E in contanti. Se no come facciamo a grattare? Arrotondare il salario? La onde ci è capitata l'occasione di rilevare questa salumeria e l'abbiamo fatto. Così possiamo rubare sul prezzo, sul peso, su tutto. Noi abbiamo, egregio signor corpo diplomatico, un pupillo da mantenere agli studi. Ah, ma il pupillo convive? Convive, eh? Ma non si convive di solo pane. Lo sa che il nostro pupillo è entrato all'università e ha bisogno dei soldi per le sigarette, per il cinema e per i piccoli vizi? Ah, i piccoli vizi del vostro pupillo non lo mantengo. Io li mantenga grandi. Né grandi né piccoli. A prendere o lasciare. Oh, oh, oh. E se è per questo abbiamo lasciato da un pezzo. Oh, è vero, mi sono dimenticato. Mi dispiace. Mi dispiace molto. Anche a noi. Beh, la vita. Comunque, quando volete tornare, ambasciata mia per voi, sempre aperta. Ben gentile. Arrivederci. Onorevole, la pelliccia. Pelliccia? La pelliccia di salsiccia. Che fa? Oh, scusi. Ah, il mio cappello, scusi. Oh, senta, se poi ci vuole onorare comprandole il nostro negozio... Le faremo i prezzi più alti. Senza meno. Da ordini mio economo. Arrivederci. Ho la mano sporca. Arrivederci. 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 Però è un buon diplomatico. Sì, troppo buono. Se non lo cacciano subito dall'ambasciata, quello inguaia il suo paese. Che gradita sorpresa! Il nostro simpatico cessionario! Grazie. Quale grazie. Buon vento la mena di grazia! Ecco, loro hanno rilevato il mio negozio. Rilevato, esatto. Con pagamento a 15 giorni. 15 giorni, esatto. Ero sicuro di avere a che fare con dei galantuomini. Galantuomini, inesatto. Perché? Perché solo lei è un galantuomo. Troppo buoni, buoni e modesti. Senta, sia gentile, stringa. Che cosa? Venga al dunque. Al dunque? Sì. Al nocciolo. Al nocciolo. Al sodo. Ah, sì, sì, ecco. Vedono, sulle cambiali c'è scritto a 15 giorni data pagheremo. Giusto, come d'accordo. Sì, ma c'è un errore. Un errore, hai scritto male. Sì. Beh, io non noto niente. Oh. E tu? A me va bene. Oh, e via, signori. Noi non siamo signori. Ma sulla cambiale c'è scritto il 28 febbraio 1978. Ma, scusi, che anno avremmo dovuto mettere? Il corrente. Ma che corrente è gas? A noi che ce li dà 10 milioni il 15 marzo. Ma allora non è stato un errore.
Mi avete truffato. Badi come parla. A noi truffatori non ce l'ha detto mai nessuno. Semmai ladri. E poi le cambiali se le doveva guardare quando gliel'abbiamo consegnate. E come facevo? Voi mi avete ubriacato di parole. Ma avete fatto una capatanda. Chi mi spingeva di qua, chi mi tirava di là, chi mi girava di sopra, chi mi girava di sotto. E adesso che mi ricordo, mi avete rotto pure gli occhiali. Lei ci ha rotto i timpani. Parli piano. Oh! Sì. Ma come faccio? A me i soldi mi servono per campare. Io solo questo negozio avevo. Adesso a quale angolo di strada vado a chiedere l'elemosina? Su, coraggio. Di fame non la faremo morire. Lei tutti i giorni viene qui a fare la spesa e noi segniamo, eh? Contenta? Grazie. E qualcosa di soldi me la date? Pure. Se il 28 febbraio del 1978 non si è mangiato tutto, le daremo qualcosa in contanti. Il 28 del 78? Signor cessionario, non tiri troppo la corda, se no le tagliamo i veri. Vada, vada, è inutile. Grazie. E non si può essere generosi grazie, nella vita. Grazie. Gli dai un dito e vorrebbero tutta la mano. Ui! Il professore Di Carlo. Professore! Professore! Ma qual combinazione? E c'è cosa fate da queste parti? Che combinazione, noi qui siamo di casa. Abbiamo comprato in contanti con la salumeria per tentare la via del commercio. Bene, bene. Allora, doppia combinazione, perché anch'io mi sono dato al commercio. Ho rilevato questo negozio, teste. Filippo Pugliesi e mo. E mo? Indovinate? Modena. No. Monaca. Neanche. Monopattino. Nemmeno. Morigerata. Non ci siete. E che c'entra? Filippo Pugliesi e Morigerata. Non, non ci siete. Filippo Pugliesi e moglie. Si è sposato. Parla appunto. Con la professoressa di storia dell'arte. Precisamente. Complimenti. Grazie, grazie. Complimenti. Assai, grazie. Come mai ha lasciato l'insegnamento per fare l'elettrodomestico? Siccome mia moglie ha preso la cattedra all'università, allora io per non sentirmi inferiore alla mia consorte, mi sono messo in aspettative. E che aspetta? La pensione, fra due anni. Ma prego, accomodate. Prego. Voglio farvi vedere se ho avuto gusto, eh. Accomodate, venite, prego. Che ve ne pare? Magnifico. Bellissimo. E c'è di tutto, eh. Dalla lampadina da scabile alla cucina americana. Là poi c'è il retro bottega che porta all'abitazione. È un servizio. Di piatti. Per 12 persone. Di porcellana. Ah, come il nostro negozio che c'è il retro bottega che porta su all'abitazione. Solo che noi il servizio di piatti di porcellana non ce l'abbiamo. Ma c'è cosa capisci, Gus? Non capisce niente. Mi scusi, e quella porta? Ah, già. E non ci aveva badato. E io ho preso possesso stamattina. Deve essere uno sgabuzzino, un armadio, un guardaroba, qualche cosa deve essere. Uè, altro che sgabuzzino. È una cantina. E guarda quanto ben di Dio. Prosciutto, salame, mortadella. Professore. Professore. Una fortuna. Ci scusi. È una fortuna. Questa fortuna è la nostra salumeria. Ah, già. Sarebbe stata troppo una grazia di Santo Nicola. Mi dispiace. Bella combinazione. Allora siamo limitrofi, eh? Limitrofi. Limistrofi. Non, limitrofi. Ah, limicrobi. Non, litrico. Non, limitrofi. Voi state di là, io sto di qua, siamo vicini, no? Ah, anfibi. Non. Che anfibi? Telecomunicati. Sì, carosello. La, 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 la. Sì, vuole accomodarsi. Sì, grazie, con piacere. Prego. Che gliene pare? Bene, complimenti. Complimenti pure a voi, eh. Che assortimento. Che abbondanza, che profusione. Beh, modestamente c'è un po' di tutto, eh. Dalla lenticchia alla montagna di prosciutto. Al prosciutto di montagna. Beh, non sottilizziamo. Bene, e il vostro pupillo, Carlo Carrere, come sta? Benissimo, primo anno di sifica. Che? Fisica. Vuole fare il fisico nucleare. Bene, quello è un fisico net. Tra due anni si sposa. Con la Vivaldi? E con chi allora? Allora l'idillio giovanile si è ingigantito. È diventata amore. Amore? Eterno, indissolubile. Bene, sono veramente contento. Prego. Adesso scusatemi, devo andare a telefonare a mia moglie all'università. Con la porta, come facciamo? Dovremmo chiuderla. Io non la sprangherei però, mica per niente. Così il giorno, nelle ore libere, quando non abbiamo niente da fare, apriamo la maniglia e ci facciamo quattro chiacchiere. Sì, io mi fido, voi vi fidate.
Certo che ci fidiamo, c'è bisogno di dirlo. Grazie assai. Beh, buon lavoro, ci vediamo più tardi. Grazie. Prego. Ciccio, ma tu ti fidi del professore? Certo che mi fido. Non vorrei che una di queste notte entrasse qui dentro e facesse le provviste per l'indomani. Che dici? Non sarebbe capace di fare una cosa simile. Ma che l'hai preso per uno come te? È vero. Io una di queste notte un televisore glielo frego. E tu tradiresti un amico per un volgarissimo televisore? Hai ragione, Ciccio. Una cucina me regala, io frego. Lo so che la città universitaria è grande. C'è cosa si crede? Che sono un analfabeto? Sono un professore anch'io, sa? La cerchi che la troverà. Ma professor, guarda che tua moglie sta già a casa. Non c'è. Per essere a casa sarebbe dovuto passare dal negozio. L'appartamento è di sopra. E tua moglie sta al negozio. E come insiste sta cretina? Non c'è, le ho detto che non c'è e non si permette di darmi del tuo, ha capito? Ma che cosa? Ti dovrei dare del lei? Sicuro, certo. E stasera quando viene mia moglie glielo dico. Bicette, eri tu che parlavi? Io credevo che fosse quella. Tesoro. Ebbè, raccontami, raccontami com'è andata. Che cosa? Come c'è cosa? Il primo giorno di scuola. Ah, la maestra è tanto buona, bene. I compagni tanto carini, però domani nel panierino mi ci metti pure un dolcino. Ma c'è cosa è successo? Ti senti male? Tu ti senti male, io sto benissimo. Mi hai preso per una scolaretta? All'università è come se ci fossi sempre stata. Erano anni che aspettavo questa cattedra. Scusami, tesoro. Sono tanto contento per te. Uniquique sum non prevalebant. Bunt, bunt. Ah, già, prevalebunt. Futuro, non prevarranno. Chi? I nemici. Tutti quanti abbiamo dei nemici. E sono venuti i tuoi nemici a fare questa mostra? Perché? C'è qualche cosa che non va. Tutto, tutto. E se te lo dico io, docente di storia dell'arte, puoi stare tranquillo. Spostami, Ciotto, sposta. Ma c'è cosa devo spostare? Ecco, quei frullatori, per esempio, vanno messi più in vista. Ah, è tutto qui, per così poco. Ecco qua, dove li metti? Lì, su quella lavatrice. Va bene, sei contenta? No, perché adesso la lavatrice schiaccia i frullatori. Ma come li schiaccia? La lavatrice sta sotto, i frullatori stanno sopra. Ehi, li schiaccia verso l'alto. E li rilevo? No, rileva la lavatrice. E dove la metti? Lì, al posto dei frullatori. E questi restano sopra? Sì, lasciali lì. E ti sei messa a comandare così? Mica è uno scherzo, dai, Miciotto, lì sarà benissimo. Questa è tutta roba che pesa. Va bene così. Guarda quanti televisori ammucchiati insieme. Spostane uno e mettilo al posto della radio. La radio la metti lì. Va bene. Se tu dici che non sta bene qui sopra. È così. Mettiamolo qua. Bravo, Miciotto. Ecco. Grazie, Micetto. La radio mettila lì. Sì, signore, sì, sì. Anzi, per farti contento, metto due radi sul banco. Miciotto, guarda come sta male quel televisore così grande lì in mostra. Miciotto. Beh. Spostalo. Ma dove lo metti? Spostalo. Ma dove lo vado a mettere? Lì, all'ingresso, sarà questa benissimo. Questa ma tu ti sei lì, impazzita. All'ingresso. Dove lo vai, Miciotto! Sarà benissimo, vai così, sempre dritto, stamattina. Dritto! Questi televisori a destra, Miciotto, questa a sinistra, il mobiletto a destra, la lavatrice così, ecco, il televisore a destra, no, 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 riportalo indietro, bene così, questi tre televisori mettili lì accanto, ecco, questa a sinistra, la lavatrice in avanti, e questa a sinistra, i televisori a sinistra, la lavatrice in avanti, il mobiletto a destra, il mobiletto di nuovo a sinistra, sopra la mentola, sotto la panca. Miciotto, crepa. Ah, che sfacchinata. E già si capisce, comandare stanche. Ho messo la benzina e non ho soldi. Non so, attenta però che fanno vivere 6 anni di meno. Sì, ma fanno fumare qualche ora in più, grazie. Qualcosa per le matricole? Grazie. Da qualcosa? Non ho spiccioli. Vi ritrovo quando ripasso? Non credo. Se vuole può farci un vaglia. Matricole dell'Università di Roma. Ma professore, è fatica sprecata. L'autobus non è mica mio. Omaggio della facoltà di fisica. Come va? Bene, e tu? Quasi 2000 lire. Allora stasera ci scappa una bella baldoria. Datti da fare. Lorena, mi vuoi bene? Ma non lo dire a nessuno. Lo giuro, tanto lo sanno tutti. Professore, se va a fare verde, che mi fai passare? E va bene, passa.
Lorena. Ciao, Giorgio. Che fai? Ti eserciti a diventare la moglie di Carlo? Cosa intendi dire? Ma, se non sbaglio, il tuo Carlo tendeva la mano per la mancia quando faceva il cameriere. Carlo lavorava onestamente per pagarsi gli studi. E adesso che è all'università diventerà un grande fisico. Ah, un grande fisico può anche diventarlo, ma a Cattone si nasce. Portaglielo. A Cattone sei tu con tutti i tuoi miliardi, perché continui a mendicare l'amore di chi ti disprezza. E io ti disprezzo, Giorgio. Questi te rimanda Carlo, perché ti compri un grammo di umanità. $12.003 più 1.800, 14.100. Io ho raccolto 1.000 lire. Io queste. Oh. Ah, e chi ha incontrato? Rockefeller. E avevo delle monete, le ho scambiate. Ma 14.100 più il Michelangelo Rosa, 24.100. C'è rimasto nessun altro? Io. Ho raccolto solo 50 lire. E te credo con qua faccia. La prossima festa della matricola, portaci tua sorella che è un po' meglio. Allora ragazzi, 2500, mi pare abbastanza per fare una bella baldoria, eh? Sì, bene. Ma che baldoria e baldoria? Qui al massimo ci scappa una spaghettata. Non è vero, conosco a 13 km da Roma un locale divertente ed economico. Bene, così facciamo anche una bella gita. Che localino è? Beh, alla moda. E ci possiamo mettere anche l'abito da sera? È d'obbligo, mi hanno detto che bisogna andarci con la cravatta nera. Magnifico, era tanto che non facevamo un colpo di vita. Allora stasera tutti al... come si chiama? Il capannone. Il nome non mi sembra l'abito da sera. No, al contrario, più zozzo il nome, più chic il locale. È vero, al tacco e punta ci va tutta l'aristocrazia. Bene ragazzi, allora stasera alle 9, tutti motorizzati in fracche e sciasse al capannone. Vieni, vieni figliuola. A suo tempo ti promisi che non appena avresti varcato le porte dell'università ti avrei affidato la vicepresidenza della mia azienda. Bene, oggi quel giorno è arrivato. Grazie, papà. Prego, signor vicepresidente. È magnifico. Diciamo importante per un uomo che diventerà importante. Ricordati però che dietro i tavoli come questo la vita diventa difficile. A me piace tutto ciò che è difficile. Bravo. Niente è impossibile quando c'è la volontà di volere. Tra un'ora io parto per Amburgo e starò fuori una settimana. Questa mia assenza sarà il tuo banco di prova. Perciò ti autorizzo a rappresentarmi in tutto e per tutto. Ancora grazie per la fiducia, papà. Sono certo che saprai cavartela. Comunque, in caso di difficoltà, puoi rivolgerti al ragionier Ferretti, che finora è stato il mio braccio destro. Lo so che è il mostro dell'industria Castelli. Comunque spero di non averne bisogno. Ne sono sicuro. Beh, io vado, altrimenti perdo l'aereo. Ah, un'altra cosa. Sul tuo tavolo c'è una tastiera piena di bottoni. È un giocattolo pericoloso. Rifletti sempre prima di pigiarne uno. È una mia regola. Sarà anche la mia. Bene. Buon lavoro, figliuolo. Buon viaggio, papà. E buoni affari. Grazie. Avanti. Buongiorno. Mi dica, dottore. Non mi chiami, dottore. Lo sa che sono al primo anno di università. Prima o dopo lo diventerà. Del resto, in Italia basta possedere un'automobile per essere dottori. E lei, oltre all'automobile, possiede anche una vicepresidenza. Prego, si sieda, ragioniere. Vuole bere qualcosa? Sono allergico all'alcol. Che mi sa dire della ditta Vivaldi? Costruisce mobili e scaffalature metalliche. Sì, questo lo so. Siamo in ottimi rapporti. Ultimamente ha rinnovato i macchinari e suo padre gli ha concesso un prestito di favore, 200 milioni. Con quale garanzia? Cambiali in bianco e 25% delle azioni in mano nostra. Questo vuol dire che la Vivaldi naviga in cattive acque? Beh, non in ottime, direi, ma si riprenderà presto. Sa, nel campo industriale una crisi c'è sempre, del resto anche altre ditte. Stavamo parlando della Vivaldi. Appunto. Suo padre ha molta stima per il commendator Vivaldi. Io sono sicuro che terrà in piedi l'impegno. Anzi, lo rinnoverà.
No, non possiamo rinnovare nessun accordo. Ma io non ho... Domani mattina metta all'incasso le cambiali per tutti i 200 milioni. E se sarà il caso, svenderemo anche le azioni. Ma non si può, signor Giorgio. Si può. Anzi, si deve. Mi scusi la mia franchezza, ma è un'azione sleale. Ma significherebbe distruggere un uomo, un'industria. La ditta Vivaldi non è al fallimento. Le sue azioni reggono in borsa molto bene. Io le consiglierei di aspettare il ritorno di suo padre. La ringrazio del consiglio che non le è stato richiesto. Ma faccia come ve l'ho detto. Bene. Non ho altri ordini da darle, può andare. Ecco Carlo. Eccomi qua. Ma dove ci hai portato? Non fate quelle facce, è un locale in fase di lancio. E ci hai fatto venire in abito da sera. Per non essere da meno di me. Eh già, se non eri in cravatta nera, non ti facevano entrare. Proprio così. Me l'ha imposto il padrone perché canto. 8.000 per sera. Da cameriere non le guadagniamo. Su ragazzi, datevi da fare. Mangiate e bevete quello che vi pare. Fino a 8.000 lire pago io. Armando, vai col pezzoforte, arrivo. A one, a two, a three, yeah! Dagli pure quello che vogliono. Oh, mi raccomando, fino a 8.000 lire e non di più. Catarì, Catarì, perché mi dice sti parole amare? Perché mi parlo core, mi tormiente, Catarì? Non te scorda, cada già da cuore, Catarì, non te scorda. Specchi dove guardarci. Da quando hai incominciato a cantare qui? Da una settimana. Ti dispiace? No, affatto. Anzi, lavori, guadagni. Soltanto che la sera non possiamo stare più insieme. Ti sbagli. Il capannone è aperto solo giovedì, sabato e domenica. Abbiamo 4 sere la settimana tutte per noi. Oh, Mait. Che hai detto? Ti amo all'incontrario. Non
si usa più dire ti amo. Abbiamo paura di essere ridicoli. A me piace essere ridicoli così. Ti amo, Carlo. Umaita. Umaita, Lorena. Alto! Ragazzi, vi facciamo l'ambiente. Conoscete una quadriglia? Sì. Uno, due, tre. Signori e signori, lasciate quel ballo, scegliete la dama, mettetevi in pista. A quattro passi di distanza, uomini e donne, vis-à-vis! Avanti facendo una croce, girino al centro, poi tornino indietro. Prenda per mano il cavaliere, tornino al centro e girino ancora. Sha, sha, la, 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 sha, la, 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 sha, la, 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 sha, la, 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 sha, la, la, la. Gli uomini facciano un gioco strano, le donne al centro il saltarello, rompano il cerchio e su due file la vodavos, mesdames et messieurs. Sha, sha, la, 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 sha, la, 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 sha, la, 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 sha, la, 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 sha, la, la, la. Fila sei lunga, salta di qui, salta di là, gran caposcelle, dovete seguire les omagos, les femmes à droit. Col pomodoro velato. Desidera altro? Due fettine di prosciutto. Pronti. Mi raccomando, che sia bello, rosio e senza neve. Non si preoccupi, signora. I nostri maiali vengono allevati col cinar. Ah. Vita placida e senza arrabbiature. 1,4 kg, va bene? Cosa? Due fettine di prosciutto, 1,4 kg? Guardi la bilancia. Ma non è possibile. E allora se le vada a pesare in una bilancia di sua fiducia? Ma queste sono due bistecche alla fiorentina. Infatti sembrano grosse anche a me. Ma mi deve scusare, non sono ancora tanto pratico dell'affettatrice automatica. Ci riprovo subito. E io sto qui a guardare le sue prove. Eh? Ma mi faccia il piacere, vado in un altro negozio dove c'è della gente pratica. Poi roba da massimo, ti dico. Il cliente ha sempre ragione. Lei desidera? Io abito qui vicino. Vorrei pagare a fine mese. Fate credito? In questo caso il cliente ha sempre torto. Noi facciamo credito solo agli ottantenni, accompagnati dai genitori. Buongiorno. Comandi, signora. Due panini all'olio. Due panini al latte. Sì. Due fruste. Fruste. E 1 chilo di cannolicchi. Subito. Cannolicchi, 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 ecco. 1 chilo di maccheroni. Ma
Ho detto cannolicchi. Perché i maccheroni non vanno bene? Eh no, non posso mettere i maccheroni nelle lenticchie. Li fa al ragù. Le lenticchie? I maccheroni. Ma mio marito vuole mangiare pasta e lenticchie. E pasta e lenticchie mangerà. Vado a prendere i cannolicchi. Grazie. Tre ette di gorgonzola, ha detto? Sì, e coi vermi. Mio marito senza vermi non lo mangia. Lo vado a prendere nel retrobottega. Perché nel retrobottega? Io qui lo tengo. Sono i vermi che lo portano di là. Please. Ah, che simpatico. Cici, hai visto passare il gorgonzola? No. Allora lo cerco. Gorgonzola? Gorgo? 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 Ma dove si sarà cacciato? Ma... Gorgo! Gorgo! Viene fuori! Ecco. Faccia vedere. Eh? Ma cosa sono questi cannolicchi? Tutti storti, tagliati male. Taglio moderno, signora, alla Picasso. La battaglia che ho dovuto fare per acchiapparlo mi scappava da qua e di là. Ora glielo incarto. Visto che scatto, sono verme di prima qualità. Fermi. Sono vermi in Ferrari. Buongiorno, signorina Lorena. No. Quale piacere. C'è Carlo? È di sopra che sta studiando. Vuole salire? Sì, vado a dargli un saluto. Prego. Ciccia, che dice? Oltre il salutino, un bacetto glielo dà. Glielo dà. Eccomi! Franco, smettila. Ah, e così io avrei le mani di Franco. Scusa, non potevo immaginare che saresti venuta a trovarmi. Sono venuta per vedere il tuo rifugio. Carino. Perché quella valigia? Vado da mia madre. È quasi un anno che non la vedo. E quando parti? Oggi, ma ti avrei telefonato per dirtelo, per vederti. Starai fuori per molto? 2 o 3 giorni. Ah, e così mi lasci per andare da un'altra donna? Sì, ma quella donna l'ho conosciuta molto prima di te. Vai via subito. Fra 3 ore. Abbiamo 3 ore tutte per noi. Vieni. Andiamo.
continui a telefonare a casa di Ferretti finché non rientra. E mi richiami subito per farmi sapere. Ma non aspettiamo, papà. Ha detto di incominciare senza di lui. Strano, però. È la prima volta che non mangiamo insieme. In tutte le cose c'è sempre una prima volta. Che succede, mamma? Niente. Niente, tesoro. Non è vero, ti vedo molto preoccupata. Io non sono più una bambina. È per papà, vero? Papà sta attraversando un momento difficile per la fabbrica. Un brutto colpo che proprio non si aspettava. Lui spera di risolvere la cosa tra oggi e domani. Ma se così non fosse, la nostra situazione potrebbe cambiare completamente. E mi dispiacerebbe soprattutto per te, piccola mia. Proprio ora che stai per diventare una donna. Ma io sono già una donna. E se sarà il caso? Ma se Ferretti non può fare nulla, il titolare non c'è, che faccio io? Fallisco? Dove li trovo 200 milioni per dopodomani? 10, 20 milioni anche in questo momento di fermo della produzione li posso trovare. Ma 200 è una cifra impossibile. È un'azione ignobile. Ma è una pugnalata alle spalle. Sì, telefono in tutti gli alberghi di Amburgo. Lo trovi ad ogni costo e mi chiami a qualunque ora della notte. Allora non siamo mai stati ricchi. Lo siamo stati e lo saremmo ancora se tuo padre non si fosse preoccupato del suo buon nome, dei suoi 1000 operai e della fabbrica. Bastava che la mettesse in liquidazione un anno fa. Siediti, ti faccio servire subito. Non ho fame, grazie. Preferisco andare a letto perché ho bisogno di riposare. Buonanotte, cara. Sai, dobbiamo essere più vicine a papà, qualunque cosa accada. E rinunciare a molte cose. A tutto, mamma. A tutto. Mamma! Carlo! Figlio mio! Oh, Carlo, figlio mio! Come stai? Bene, benissimo. E tu come stai? E non mi vedi? Certo, se ti avessi vicino sarei meglio. Ah, anch'io, mamma. Ma come si fa? Lo so, devi lavorare, devi studiare. E devo anche mangiare, ho una fame da lungo. Vieni, vieni in casa. Se avessi saputo che arrivavi, avrei ammazzato una gallina. Non è cambiato niente. Niente, come quando eri bambino. Siediti. Mangia un moccone, intanto. Ti faccio subito le tagliatelle. Grazie, mamma. Le dispiace se le dico la verità? La sua prolusione mi ha atterrito. Ah, grazie per il complimento. Non mi fraintenda, mi ha atterrito per la vastità del programma. Ah, cominciamo bene? Qui bisogna pensare a studiare, ragazzina, soltanto a studiare. Ma io devo anche lavorare. Perché? Te l'ha ordinato il medico. Gli affari di papà vanno male e la sua industria, per quanto ho potuto capire, dà fastidio a qualcuno, vorrebbero toglierla di mezzo. Questo non lo sapevo, mi dispiace. Allora vorrei provvedere almeno ai miei studi. E che vorresti fare? Qualsiasi cosa. Senti, mio marito tratta i clienti come una volta i suoi studenti del liceo. Io da parte mia confondo una lavatrice con un ventilatore. Vuoi venire a dare una mano a mio marito nel negozio?
Volentieri, se suo marito non ha nulla in contrario. Che c'entra mio marito? Il negozio è suo, ma la padrona sono io. Puoi venire oggi stesso. Grazie. Aspetti Carlo? No, è andato a trovare sua madre. Ah, per questo non lo vedevo ronzare intorno. Sali, ti do un passaggio. Sono orgogliosa di te, figlio mio. Da solo, senza l'aiuto di nessuno, lavorando e studiando, sei arrivato all'università. Qualcuno mi ha aiutato, mamma, e lo sai, Franco e Ciccio. Due uomini poveri quanto me. Senza di loro forse sarei tornato a chiedere al conte di darmi una zappa e una vanga. Ti avrebbe dato qualcosa di più per il ricordo che ha del tuo povero papà. Tuo padre era un uomo onesto. Io lavoro perché lo voglio. Il signor conte non mi farebbe mancare nulla lo stesso. Ma cosa vuoi? Sono attaccata alla mia terra come non sono a te. Soffro molto a starti lontano. Anch'io, mamma. Ma allora resta qui con me. Il signor conte cerca un amministratore e mi ha detto che se tu vuoi, ma sempre continuando i tuoi studi, potrebbe affidarti l'incarico fino da questo momento. Ringrazio il conte per me, mamma. Non posso accettare. Non posso rinunciare alle mie aspirazioni. Forse hai ragione tu, Carlo. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signorina Lorena. È tornato, Carlo? No, torna domani. È rimasto qualche giorno in più del previsto. Se ci telefonava si sarebbe risparmiata la strada. Dovevo venire. Lavoro qui del professore. Lei lavora? Oggi tutti debbono lavorare. Signorina Lorena, lei è troppo democratica. Sarà una sorpresa per Carlo. È stata una sorpresa anche per me. A domani, allora. Arrivederci. Arrivederci. Per me c'è qualcosa che puzza. Non è possibile. Il gorgonzola a quest'ora è arrivato nel retro bottega. No, dico che il lavoro di Lorena non mi convince. È già, è vero. Il lavoro è una scusa. Lei viene qui dai professori a prendere lezione della repetizione perché vuole diventare più brava di Carlo. Ma che dici? Carlo a Lorena, al professore e alla professoressa se le mangia in tre bocconi. Ben detto, tre bocconi. Aum, aum, aum. Che fai? Me li son mangiati. Non fare il cretino e chiudi. Mazza. Fammi vedere se il buco è grosso. Ho fatto di tutto, credetemi. Ma senza l'intervento dell'ingegner Castelli la banca non può fare niente. E Castelli ad Amburgo non si riesce a trovare. Pare che ora sia a Berlino. Io non riesco a convincermene, mi sembra di impazzire. Siamo amici, ci legano anni di lavoro e di collaborazione. Fu proprio Castelli a incoraggiarmi a rinnovare i macchinari. E poi all'improvviso un colpo di testa, un ricatto. Mi rifiuto di crederlo. Non è possibile. Anch'io credo che l'ingegner Castelli sia all'oscuro di tutta la faccenda. Allora è il suo amministratore che ha preso questa iniziativa. No, commendatore. Anzi, il ragionier Ferretti ha tenuto a precisarmi che lui ha fatto di tutto per opporsi. Sembra che l'iniziativa sia del giovane Castelli. Un ragazzo appena ventenne a cui il padre ha affidato la direzione della sua fabbrica. Ma è sicuro di quello che dice? Ferretti mi ha fatto capire che il padre, partendo, gli ha lasciati pieni poteri. Io ho cercato di mettermi in contatto con questo ragazzo, ma si fa negare sempre. È incredibile, è assurdo che la nostra sopravvivenza, la vita della fabbrica, le famiglie dei miei operai dipendono da un irresponsabile figlio di papà. Purtroppo, e noi paghiamo per la debolezza di un padre. Speriamo che l'ingegner Castelli torni a Roma in tempo. Speriamo, perché se ritarda di un solo giorno, per noi è la fine. Tesoro. Ciao, mamma. Quando sei rientrata? Adesso, in questo momento. Se stavi per chiamare Carlo, ci vediamo dopo. No, stavo chiamando la professoressa di storia dell'arte, ma non fa niente, ci ho ripensato. Andiamo a cena? Senza papà? Papà sta di là, a una riunione. Oh, sempre per quell'affare? No, quell'affare l'ha sistemato stamattina e nel migliore dei modi. Sapevo che papà se la sarebbe cavata bene. Per la gioia mi è venuta una gran fame. Bene, andiamo. Carlo, ti prego, non andartene. Non posso, mamma. Non rendermi più penoso il distacco. Sei tu che un giorno verrai con me. Io ormai sono lontano da qui. Lontano da quella siepe dove mi trovavi quando temevi che mi fossi perduto. Devo andare, capisci? Devo.
capirai, mamma, oh mamma, so già che non mi capirai, ma il mondo non era meglio se ci andavamo a fare una passeggiata prima di dormire. Perché? Se proprio ti disturbo posso andare di là. No, ma cosa dici, Micetta? Tu non mi disturbi mai. È che noi siamo andati a letto con le galline. Ho uno strano desiderio. Non guardarmi con quegli occhi che mi fanno impazzire. Provolone. E perché mi chiama Provolone? Ma hai sempre chiamato Miciotto. Io ho voglia di provolone. Ma se abbiamo finito di mangiare poco fa? Sì, il minestrone, la frittata con gli spinaci. Il fior di latte, la ricotta, mandarini, tre pere, la torta di mele. Beh, c'è cosa te devo dire, amore. Se hai proprio appetito, vai a vedere nel frigidere che c'è. C'è tutto, tranne che il provolone. E io ho voglia di provolone. Voglia. Capisci? No. Non me lo dire, non me lo dire. Credo proprio di sì, Miciotto. Ma allora è proprio vero. Aspettiamo un bambino. Questa cosa mi fa impazzire, mi fa impazzire. E allora qua il provolone ci vuole per forza. Sì. E se no qua invece di un figlio ci nasce una capa di provola. Che fai? Vado a comprarti 2 chili di provolone. Oh, ma purtroppo a quest'ora i negozi sono chiusi. No.
Non toccarti la faccia con le mani, per carità. Oh, ho voglia di provolone, mi sento di provolone, mi Sì, signor Bicetta, non ti agitare, l'avrai a qualunque costo. E dove lo prendi? Ce lo facciamo prestare dai nostri vicini. No, no, è meglio di no, guarda. Se poi per caso è un falso allarme, quelli magari ci prendono anche in giro. Questo pure è vero, come facciamo, come facciamo? Facciamo così. Come? Adesso ce l'andiamo a prendere di nascosto. Eh? Davvero, Miciotto? E ce la porta comunicante. Vieni, così te lo mangi subito, subito, eh? Andiamo. No, 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 non ti agitare, Micetta. Cammina, cammina piano, per l'amor di Santa Nicola, piano, cammina piano, così, piano. Insomma, io all'incontro, Griffith, benvenuto, non ci rinuncio, vado a prendere un televisore. No! Questo furto a danno dei nostri amici, non te lo permetterò mai. Va bene, al furto ci rinuncio. Vado a prendere il televisore, mi vedo il match e lo rimetto a posto. Ma è sempre una scorrettezza. A che ora incomincia l'incontro? Fra 10 minuti. Allora sbrighiamoci. Andiamo, andiamo. Piano, cammina piano. Piano. Dammi la mano. Mi raccomando, non ti trabacciare. No. Piano. Di provoloni. Ma questi sono salami, Miciotto. Un po' di pazienza, Micetta. Ciccio. Dammi una mano. È pesante. Da solo non ce la faccio. È per forza, è una cucina. Ah già, è vero. Avevo scambiato il girarrosto per il video. L'ho trovato. Che ci fai con questo? È troppo pesante. E allora? Vieni. Prendi questo che ha le antenne incorporate. Questo quello per me pari sono. L'importante è vedere il match ed è pugilato. Andiamo, andiamo. Piano. Hai visto? Trovati il tuo volo. Santo Nicola. Hai avuto paura, Micetta? Un po', sì. E così, mentre noi dormiamo, voi ci rubate il provolone. A prescindere che voi non state dormendo, noi il provolone non l'abbiamo rubato. No. Domani mattina ve l'avremmo pagato. Voi piuttosto, non so se me l'avreste pagato il mio televisore. Non l'avremmo pagato perché dopo aver visto l'incontro di pugilato, l'avremmo messo al suo posto. Eh? Invece voi col provolone che ci volevate vedere? Il telegiornale, no. Eh? Un momento. Avete ragione di pensare male di noi, ma è stata colpa mia, io... Avevo voglia di provolone. Se per farsi passare la voglia ha bisogno di 7 kg di provolone, allora se ne viene appetito, ci svalige il negozio. Non. Sono stato io che ho esagerato a prenderne uno intero. Avevo paura che stanotte le potesse rivenire la voglia. Sì, ma quanto dura questa voglia? Ce lo diciamo? Diciamoglielo, Miciotto. Ecco, aspettiamo un bambino. Che viene da fuori? Non, cosa capisci, Gus? No. Aspettano un bambino. Arriva col camion. Col camion. No, no, sta per diventare mamma. Mamma, mamma, ferma per carità. Ma perché? Non si muova. Non lo guardare. Non lo guardare, Micetta, non lo guardare. Perché non mi deve guardare? Se no le impressioni. Allora non deve guardare neanche te. Comunque, tanti ma tanti auguri. Grazie, grazie assai. Buonanotte. Buon pugilato. Buonanotte. Buon provolone. Sì. Hai avuto tanta paura, Micetta. Abbiamo sbagliato. Sbaglio di stanza, ci fu. Buonanotte. Buonanotte. Vieni, Micetta. Buonanotte. Buonanotte. Un bambino. Bambino. Ma non è meglio aspettare ancora 2 giorni? Perché? Perché fra 2 giorni torna suo padre, allora... E allora niente. Svenda le azioni della Vivaldi come le ho detto. Per noi è una perdita. È una perdita che possiamo permetterci. Signor Giorgio? Sì? C'è la signorina?
Faccia passare. Forse ha ragione. È una perdita anche per noi. Va bene, aspettiamo. Ah, bene, bene. Si può? Entra, entra. Questa sì che è una sorpresa. Prego, accomodati. Bevi qualcosa? Quello che bevi tu. Sai che non mi sarei mai aspettato questa tua visita. E invece, eccomi qua. Vuoi dire che non mi odi più? Dall'odio nasce l'amore. Così? Improvvisamente? Non è mai troppo tardi per ricredersi. Sai, forse mi sono sbagliata nei tuoi confronti. Se non ti sapessi innamorata di Carlo, mi sentirei autorizzata a sperare. E se con Carlo fosse tutto finito? Non mi dire. Le differenze sociali vengono fuori alla distanza. Già, come cavalli da corse. E tu sei un puro sangue. Sono diventata più donna. Innamorarsi è una cosa, sposarsi è un'altra. Ricchi con ricchi, poveri con poveri. Già. Possiamo uscire assieme qualche volta? Certo. Stasera? Facciamo domani. Domani alle 9 sarò sotto casa tua. No, alle 8, in via Gregorio VII 311. C'è un negozio di elettrodomestici, mi troverei lì. Lavori? No, perché dovrei lavorare? Beh, anch'io lavoro, come vedi. Il lavoro nobilita, non soltanto l'uomo. Prendo lezioni dalla professoressa di storia dell'arte. Suo marito ha messo su un negozio e... Ah, mi pareva. Beh, ora devo andare. A domani. A domani. Ti accompagno. Grazie. Ciao. Mi raccomando, il burro fresco, Più fresco di così. Si sente ancora il muggito della vacca. Quant'è? 1500. Buongiorno. Grazie. Adesso dovete servire a me, per piacere, che è mezz'ora che aspetto. Perché pure oggi fa la spesa? Ma perché oggi non mangio. Ciccio, hai sentito? Il nostro cessionario non è venuto per salutarci. Non è venuto per salutarci? E che vuole? Sono qui per fare la spesa, secondo i patti. Peggio per lei, così si mangerà tutto il patrimonio. Quale patrimonio? Le nostre cambiali che scadranno nel 78. Ma sì, dagli quello che vuole, non vedi che è un famelico? Morirà di fame prima della scadenza. Signor morto di fame, in che cosa la posso servire? Mi dia un litro d'olio d'oliva, purissimo e vergine. Come? Un litro d'olio d'oliva, purissimo e vergine. Queste sono le olive. L'olio purissimo e vergine se lo fa da lei. Ma mi faccia il piacere. Oggi si va verso il seme. Fa bene al fegato e allarga le coronarie. E va bene, andiamo verso il seme. Ma questo è mezzo litro. Sì, ma è doppio concentrato. Le faccio il conto. Un momento. Mi dia 10 salsicce. Una. 7. 2. 5. 3 e non una di più. E 3. Le faccio il conto. No, no, mi dia un pezzo di pane, per favore. Che accattone. Si è ridotta a chiedere un pezzo di pane. Ah. Comand'altro, cavaliere. Tre etide quadrucci. Farfalline fa lo stesso? No. Punte d'ago? No. Un po' d'ave marie? Meno che mai, mi son protestante. E non potrebbe protestare in un altro negozio? Insomma, questi quadrucci ce li ha o non ce li ha? Per sua norma non abbiamo tutto. Li vado a prendere nel retro bottega. Bene. È tornato Carlo? Sì, stamattina all'alba è nella sua stanza. Vado a fargli una sorpresa. Non posso, ho fretta, devo fare una commissione. Me lo chiama? Vado subito. Senta? Mi dà 4 etti di groviera? Della provola affumicata va bene? No, 4 etti di groviera. Della mozzarella? 4 etti di groviera, ce l'ha o non ce l'ha? Ce l'ho, vado subito. Grazie.
Buongiorno. Buongiorno. Ma guardi che ci siamo già Cavalieri, visti. Cavalieri, ho salutato la signorina. Guardi che quadrucci, Stupendi. 1200 tutto. Dov'è Lorena? E là. Buchi di prima qualità. Ma no, questa non è groviera svizzera. Ma che dice? Ecco, legga qui, ecco qui. Made in Swiss, Svizzera. Convinta? Una bellissima canzone che canto stasera per la prima volta. Vi voglio tutti al capannone. Io non posso venire. Dobbiamo lasciarci, Carlo. Ma che dici? La mia famiglia sta attraversando dei momenti molto difficili. Devo pensare ai miei genitori. E a me? A me che ti amo, non ci pensi? Sei il ragazzo più caro del mondo. Ti vorrò sempre bene. Ma perché, Lorena? Perché? Non chiedermi nulla. Addio. Caro amore mio, come è lungo un giorno senza di te. E la pioggia d'estate sta piangendo insieme a me.
Devo, capisce? Devo. Ma se non lo puoi soffrire, se lo detesti, come potrai sposarlo? Per non veder piangere mia madre e per mio padre. E alla tua felicità, non ci pensi? La felicità non esiste. Prima esisteva. Si chiamava Carlo. Gli ho dato un grande dolore e gliene darò anche un altro. Ho detto a Giorgio di venirmi a prendere qui questa sera perché ci veda insieme. Voglio che mi disprezzi. Voglio che mi cancelli per sempre dalla sua vita. Hai voglia di piangere, ragazzina? Piangi. Dopo ti sentirai meglio. Sì, signora. Va bene, signora. Non dubiti, signora. Grazie, signora. Chi era? Era la signora Pezzullo, vuole mezz'etto di pancetta, bella, fresca, rosea e di buon peso. Ah, sì? E non te l'ha detto se la vuole con la sorpresa dentro? Oh, buonasera, signora. Signora Contessa. Vorrei del salmone fumé di prima qualità e due vasetti di caviale rosso, ma rosso autentico. Con falce e martello. Servire una nobil donna di gusti raffinati come lei è veramente un piacere. Anzi, approfitto della sua competenza culinaria per farle assaggiare delle sardine che lei francamente mi dirà come sono. Prego, assaggi. Ma veramente? L'assaggio, signora Contessa. Prego. Chi non accetta non merita. Beh, se l'assaggio. Proprio insiste, vero? Hai visto che fanno schifo? E tu questa mattina me le volevi fare mangiare per forza. Per fortuna l'hai assaggiata la signora Contessa. E voi fate gli esperimenti su di me? Beh. Sono diventata la vostra cavia. Criminali, avvelenatori. Non metterò più piede nel vostro negozio. Assassini. Un pizzico di bicarbonato. È arrivato il rifornimento di parmigiano. Ma sempre alla chiusura lo porta. Carlo, scendi e vieni a darci una mano. Bravo, così si distrae e non pensa più all'orecchio. A proposito, ce l'abbiamo la grana per pagare la grana? Non ti preoccupare, pagheremo col tempo. Ah già, il tempo è denaro. Andiamo. Qui c'è il parmigiano. Io me vado a prendere una tazza di caffè. Vai. Mi piace se un pezzo lo porti pure tu, io sono stanco. Dammi una mano, Carlo. Sbrigati. Scendi, scendi, scendi. Alza. Ecco. Ci sei? Sei sicuro? Possiamo lasciare? Lascio. Lascia? Ecco. Ciccio, cicciuzzo, dove sei? Sì che c'è la grana. Come puoi parlare ancora di parmigiano? Ma non sto parlando di parmigiano.
Sto parlando di quel figlio di miliardario. Dove il denaro c'è, l'amore cessa. Ecco perché la signorina Lorena ha lasciato Carlo. Le donne. Sai che ti dico? Che abbiamo fatto bene a non sposarci. È stata una gran fortuna, anche perché non ci hanno mai volute. Al metro driving è divertente. Anche perché qui non c'è promiscuità e ognuno cerca di non vedere il film come meglio può. Beh, io voglio vederlo e sentirlo. Prendi il sonoro? Ma se ascoltiamo il film come possiamo parlare di noi? Abbiamo tante cose da dirci. Dopo tanto tempo passato a scuola insieme mi sembra di non conoscerti. E io voglio conoscerti bene. Giorgio, non te lo permetto. Ma come? Forse mi sono sbagliata nei tuoi confronti. Dall'odio nasce l'amore, non sono parole tue. E adesso per un timido tentativo di approccio mi tratti così? Prima hai detto che quasi non ci conosciamo. È vero. Cerchiamo di stare più spesso insieme, di capirci, di scoprire i nostri sentimenti migliori. Ma piantala con queste parole da fumetto. Smettila. Diciamoci le cose come stanno. Tu sei venuta da me perché la barca Vivaldi faceva acqua. E solo io posso salvarvi dal vostro naufragio. Ma tu mi piaci. Da sempre. E io non so rinunciare a te, qualunque sia il prezzo. Tu paghi il tuo prezzo e io pago il mio, per il bene della mia famiglia. D'accordo, Giorgio. Anche domani, se vorrai, sono pronta a sposarti. Sposarmi? E perché dovremmo sposarci? I ricchi si sposano con i ricchi e i poveri con i poveri. E tu sei povera, mia cara. Però sono pronta ad aiutare tuo padre, se tu saprai essere buona con me. Vigliacco, vigliacco, vigliacco!
Perché apri? Sono le 8:30. Ehi, che cosa significa questa bussata sulla fronte? Significa che purtroppo questa porta la dobbiamo chiudere. Non facciamo insinuazioni. Questa volta io i provoloni non li ho toccati. Io ho indirizzato le mie voglie ai dolciumi. Non si tratta di sfiducia nelle vostre persone, si tratta di pulizia. Noi ci laviamo tutti i giorni. Ma fra di voi c'è una persona molto sporca. E chi sarebbe? Sentiamo. Chi sarebbe? Sentiamo. Una certa Vivaldi Lorena. Ecco. Non osate toccarmi quell'angelo, Non osate toccarlo quell'angelo, sapete? Voi confondete il sacro col profano. Quella ragazza è profana. Non è vero. Lorena ha un cuore d'oro. Ha un cuore d'oro, 24 carati. Per me ce l'ha di pietra e al miglior offerente. Chiudo la porta, Franco. Franco, per il miglior offerente non chiude. Esigiamo delle spiegazioni e delle scuse. Scuse no, spiegazione sì. E allora avanti, spiegatevi. La signorina Lorena da un giorno all'altro ha lasciato l'uomo che amava per mettersi con l'uomo che odiava. Ci siamo spiegate? Se l'ha fatto c'è una ragione, è nobilissima. Noi non possiamo capire, siamo plebei. Se ve lo diciamo vi mettete a piangere. Sì, ci faccia piangere, abbiamo riso abbastanza. Se vi dicessi che Lorena... Ce lo dica! Purtroppo ha promesso di tacere. Ah, bella scusa, chiudi, Franco. Indietro! Come si permette? Franco, ciccio! Aprite! Non ti trapazzare! Aprite! Che mi fa un panino che ha la coppa? Torni più tardi. Perché? Perché è chiuso per restauri. Si sono arresi, hanno deposto le armi. E come la difendevano quella poco di buono? A questo punto, per difendere l'onorabilità della ragazza, dobbiamo dirvi tutto. E diteci tutto! Giorgio Castelli, respinto da Lorena, sempre più innamorata di Carlo, ha compiuto il più ignobile dei ricatti, spingendo sull'orlo del fallimento il padre della ragazza. La piccola, per salvare la famiglia dalla rovina, è decisa anche a sposare. Ecco come stanno le cose. E dove andiamo? Dove va? Che ne so, seguiamo. Seguiamoli anche noi, Michotto. Piano, Michetto, non ti agitare, per carità, non ti agitare. Dove va? Che ne so, seguiamolo. Seguiamolo anche noi, Michotto. Ma che vuoi seguire? Andiamo, andiamo. Aspetta, lasciami chiudere, no? Dove va? Da Giorgio Castelli. Come la devo annunciare? Come le pare? Un momento! Dice a noi o a lui? A loro. Dice a loro, noi non c'entriamo. Un momento! Lei dove va? E loro dove va? Dove va lui? E lui dove va? Beh, credo che vada a dire al signorino Castelli il fatto suo. Io credo a dare. Proprio come pensavamo. Ma che sta succedendo? Niente, è una piccola discussione. Magari un po' animata. Carlo dov'è? Sta dentro.
Che cosa sta facendo? Sta sistemando le cose col signorino. Ah. Piano, amici, piano. Poi, tieniti lontano, sai. Sentiamo. Sì, ma no. Ehi, esco. Ma insomma, che cosa succede? Niente, il signorino Giorgio sta prendendo lezione di judo. Dentro, dentro ragazze, dentro, dentro, dentro. 18, andiamo. Dove andiamo? Ah, a fare i conti col signorino padre. Sì, ci andiamo. Mo veniamo. Ma come sono entrati? Dalla porta. Dalla porta. Veramente io non ho piacere di... Il piacere è tutto nostro. Permette che mi accomodi? Si capisci che ti puoi sedere. Cosa credi, che l'ingegnere lascia in piedi una signora? Insomma, signori, vorrei sapere almeno lo scopo della vostra visita. Glielo diciamo subito. Glielo dici tu? Sì. Suo figlio... è un mascalzone. Tutto a posto, K.O. Com'è andata? Com'è andata? Abbiamo vinto. Ah, bravo. Andiamo. Svegli. Bravo. Svegli. Andiamo. Dove vai, prima la signora? Grazie. E la cavalleria? La colpa è mia. Ho sbagliato. Hai ancora molto da imparare dalla vita. Andrai a fare le tue scuse al commendator Vivaldi, che prima di essere un industriale tra i più onesti, è un galantuomo. Un galantuomo, Giorgio. Una parola che incomincia a diventare rara e che tu dovrai imparare a conoscere prima di sedere a quel posto. Lei, Ferretti, da questo momento assumerà la vicepresidenza. Il mondo è in mano a te.
qui a piangere per me. Volavo in alto, sai, ero lontano ormai da te, ma non vorrei tutto l'oro del mondo in cambio di te, che resti lì ad aspettare che io mi ricordi di te. Ma che cos'è in tua legittima sposa Lorena Vivaldi, qui presente, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Lorena Vivaldi, vuoi prendere in tuo legittimo sposo Carlo Carrera, qui presente, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Ora datevi la mano destra. Io vi dichiaro uniti in matrimonio nel nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo. Amen. Sicuro che abbiamo fatto bene a non sposarci. Non saremmo andate d'accordo.